Non c'è niente che non sappia dei documentari o dei libri e non posso infingere che di avere un'affezione emotiva per storie di 60 anni fa. Sì, ma poi guarda, anche a livello così di pelle, no? Se non ci fossero le distanze temporali, Mazinga Z è più simpatico. Beh, direi. Del mascellone, diciamo, a prescindere. se. Senti, ma poi c'era questa idea di Mussolini e Mazinga che iniziavano entrambi con la M. Ed era... non l'avevo notato. Ah, infatti sto pensando a Mazzini per il prossimo, per completare la trilogia delle 3M. No. Senti, invece del laboratorio teatrale, quali sono i punti in cui si incentra il laboratorio teatrale? Beh, il laboratorio teatrale si incentra fondamentalmente su un limite, su un momento di tutto ciò che non sta né da una parte né dall'altra, cioè nel senso, ma non in... non in comodità ma in disequilibrio, sull'idea che una cosa può essere, che una cosa per essere, tra virgolette, almeno per come costruisco le cose io, provo a costruire le cose io, cioè per essere in qualche modo onesta, interessante, centrata su qualcosa, insomma, deve essere sempre a rischio di cadere. Cioè, nel senso, sia fisicamente, cioè tra una tensione estrema e una mosceria totale, lo spettacolo tra il finito e il non finito, cioè ci sono parti codificate, nei miei spettacoli ci sono parti codificate, molto rigide, molto costruite, e parti invece molto improvvisate, ci sono parti in cui sono contemporaneamente molto presente e molto sincero, tra virgolette, rispetto a quello che dico, molto, molto preso da quello che dico, molto che ci credo, e parti in cui non mi importa nulla di quello di cui sto dicendo e tiro tutto via. Quindi tra presenza e non presenza, finito e non finito, è un modo di star sempre fuori dalle cose. Mentre ci stai dentro. nel tentativo di trovare una personale forma di presenza scenica, questo per il laboratorio, una ragione percepibile dall'esterno di stare in scena a fare qualche cosa, che è un po' l'obiettivo del laboratorio, il mio tentativo personale di passa per queste cose che ho detto. Non so se mi sono spiegato poi, perché sono sempre molto contraddittorio quando parlo, ecco, quindi... Sì, sì, questa cosa l'avevamo notata sin dall'inizio. Contraddittorietà è tutto chiaro, discretamente chiaro. Allora, Daniele, noi ricordiamo i nostri radioascoltatori, questa sera Dux in scatola, venerdì 29 Ecce Robot, cronaca di un'invasione, il laboratorio teatrale. Sì, io volevo chiederti proprio un'ultima cosa prima di salutarti. Sei appena arrivato alle manifatture Knoss, immagino adesso tu sei fisicamente nella nostra redazione. Beh, che ti sembra? Sì, sono qua. Che ti sembra come spazio? Hai avuto modo di curiosare? Sì, mi stavano facendo vedere gli ex laboratori, un giardinetto finto che hanno fatto con degli alberelli. Insomma, in mezzo alla sala. Molto carino, sì. Ecco, uno spazio. Anche la sala teatrale è molto carina e accogliente. Bene, grazie. Ci sono grazie. Molte cose. Ecco. Ci sono tante cose, sì. Noi stiamo sì. Nel fare questa domanda io... come dire, cerco di raccogliere... È una forma di autopubblicità. Sì. Sostanzialmente, sì. mi hai scoperto. Daniele Timpano, grazie, a risentirci. E niente, buon lavoro. Buon lavoro a te. Ciao. Bene.